Sindaco, il treno Marimonti diventa realtà, la partenza da Montesilvano, l'arrivo a Roccaraso, un importantissimo veicolo turistico per la nostra regione e per la città di Montesilvano. Un'importantissima iniziativa non soltanto per Montesilvano, ma io direi per tutto il territorio regionale. E si fa un gran parlare della forza della nostra regione per quello che riguarda la vicinanza tra mare e monti, che consente a chiunque di raggiungere in giornata, di vivere il mare e montagna. Noi con questa iniziativa abbiamo concretizzato quello che da sempre è uno slogan della nostra regione, e a partire dal 27 giugno ci saranno delle corse appunto della Marimonti, della Transiberiana d'Italia, che partiranno per la prima volta da Montesilvano e diventeranno delle corse turistiche che consentiranno ai cittadini, ma soprattutto ai nostri turisti, di vivere appunto il mare, la montagna e i territori di Montesilvano e di Roccaraso, attraversando il tragitto e godendo delle bellissime realtà del territorio. Sicuramente per Montesilvano, Roccaraso, ma io direi per tutto l'Abruzzo, perché il primo segnale concreto di un'offerta turistica che unisce le bellezze che abbiamo, quindi la montagna e il mare. Bisogna fare i complimenti all'amministrazione di Montesilvano per aver avuto questa lungimiranza, per tutti gli operatori turistici. Io spero vivamente che possa essere la partenza di un treno che non possiamo perdere, il treno dell'unione di questi territori tra entroterra e mare, e dobbiamo avere la forza tutti come regione di mettere da parte i campanili e di offrire dei pacchetti turistici come regione, e questa è la prima iniziativa. Siamo orgogliosi, questo aspetto e questa iniziativa ci inorgoglisce, perché finalmente da Montesilvano partiranno con quattro date diverse partirà questo treno chiamato Mare e Monti, alla scoperta delle bellezze interne del nostro Abruzzo. Da Montesilvano accoglieremo i nostri ospiti turisti montesilvanesi, e da qui, diciamo, partiremo alla scoperta dell'entroterra, facendo conoscere Roccaraso. Stiamo già arricchendo il servizio anche con dei servizi ancillari, accessori. Quindi forniremo un'offerta a 360 gradi per ogni tipo di esigenza.